Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. In questo video vi faccio vedere come fare la ricostruzione con le nail forms, le cartine. Unghie corte, quadrate con acrygel. È molto particolare perché acrygel è mischiato da me. E poi alla fine vi faccio vedere come applicare le strass. E anche vi lascio le scherme di come applicarle, da quelle più semplici a quelle più complicate sul mio Instagram. Quindi se non siete ancora iscritti, fatelo. E anche su questo canale, perché troverete tantissime cose utili, sia per fai da te che per ogni tecniche. E adesso vi saluto, vi lascio con questo video e noi ci vediamo alla prossima. Cominciamo con la rimozione, la fresa al massimo, punta diamantata blu e la direzione reverse. In questa posizione cambiamo a forward. Tolgo la lunghezza, non tagliate troppo corti. Con la lima 180 tagliamo quello che è rimasto. Ho anche un video sul mio canale come rimuovere qualsiasi copertura. Diamo la forma dal bordo libero, deve essere corto e rotondo. Con la spinge cuticola cerco di staccare la cuticola, alzarla un po'. La punta candela blu, prima faccio la sinistra direzione forward e poi la destra e reverse. Ho anche un video sul mio canale su come preparare le unghie per qualsiasi copertura con spiegazioni. Adesso cerco di alzare la cuticola con la fresa. Non dobbiamo toccare le unghie, spingiamo la cuticola da sotto verso sopra. Io taglio sempre la cuticola, però voi potete lasciarla tranquillamente. La cosa più importante è di staccarla e toglierla completamente dalle unghie naturali. Passo con questa punta che è fatta apposta per la pelle intorno all'unghia. Toglie imperfezioni e piccole pellicine. Adesso con la lima 240 dobbiamo limare l'unghia che abbiamo aperto dopo che abbiamo tolto le cuticole. Le ho lavate e pulite dal polvere. Passo con una salvietta imbevuta di nail prep, o se avete nail prep nella boccetta passatelo con pennellino.
Metto primer non acido, asciugo in aria per 30 secondi. Su mio Instagram c'è un post dove spiego la differenza tra primer acido, acid free, nel prep e quando si usano uno o l'altro. Poi la base, un strato sottilissimo, attenti alla zona cuticola. Se la base tocca la cuticola si polimerizza, i solventi vi aspettano. Andiamo in lampada per 60 secondi. Ho le nuove formine che ho ordinato su AliExpress. Proviamole insieme. Sono di plastica trasparente. Faccio come sempre, senza staccare la cartina, tolgo prima la parte centrale. Tenendo dritto la cartina proviamola e vediamo che i laterali sono scoperti. Misuriamo con le forbici la distanza tra la punta delle unghie e il punto dove finisce il sorriso del bordo libero. Se qualcuno sa come si chiama questo punto dove finisce questo sorriso, scrivetemi per favore in commenti. Segniamola sulla cartina. Vediamo la larghezza dell'unghia e tagliamo la cartina. La proviamo di nuovo, vedo che un po' non va, devo fare il taglio più rotondo. Devo dire che mi piacciono queste cartine, non sono troppo sottili né troppo spessi, molto appiccicosi, li ho staccati e attaccati tante volte e si appiccicano lo stesso benissimo. Posizioniamo la cartina e dobbiamo liberare il laterale, facciamo i tagli a 45 gradi in punto dove finisce il bordo libero. Stringiamo la cartina un po' intorno al dito. Controlliamo se la cartina è dritta. Ho messo una pallina di bianco sulla punta e cominciamo a stendere. Quando l'acrygel comincia a essere appiccicoso, bagniamo il pennellino e lo tamponiamo sulla carta. Deve essere un strato abbastanza sottile e uniforme. Ragazzi, occhio qua, così non dovete lasciare, perché così i laterali sono scoperti, dovete passare bene con acrygel e coprirli. Per fare il quadrato perfetto vi consiglio uscire fuori con acrygel, scenderlo più giù ai laterali di vostro allungamento e poi aggiustare con la lima. Quando è pronto, stringiamo un po' la cartina sotto per avere la curva meno larga e in lampada 60 secondi e se avete UV 180 secondi. Tagliamo le cartine, sgrassiamo le unghie e diamo la forma giusta con la lima 180. Dobbiamo limare solo i nostri laterali che scendono giù e la punta dritta.
Vedete come tengo la lima, perpendicolare all'unghia, è dritta. Adesso mischiamo l'acrigel bianco e trasparente con un po' di fogli. Metto una parte di bianco e tre parti di trasparente. Faccio in modo come se spalmiamo la Nutella sul pane. Adesso aggiungiamo qualche goccia di cioccolato ed è pronta una bella merendina. Mamma mia, mi è venuta proprio la voglia con una bella tazza di tè caldo. Ragazzi, va bene, torniamo alle nostre unghie. Allora, metto un po' di fogli. Io prendo questi grigi argento con oro. Devono essere un po', non esagerate e non mescolate troppo, solo qualche giro. Perché se mettete troppo e mescolate eccessivamente, le foglie diventano polvere e l'effetto sarà diverso, anche se è bello lo stesso. Sul mio Instagram poi vi faccio vedere altri colori che ho fatto diverse prove. Mettiamo sull'unghia, non deve essere troppo, e stendiamo. Arriva la cuticola con un po' di distanza, in questo modo rotondo e un po' spesso, e lo lascio. E prima sistemiamo su tutta l'unghia. Allora, arriviamo alla cuticola e sfumiamo l'acrigel verso la cuticola. Guardate come faccio, leggero leggero e piccoli passi, importante non schiacciare, molto leggero come se lo tamponiamo. E in lampada 60 secondi. Sgrasso e aggiustiamo con la lima, basta anche 180. Metto un po' di gel che ce l'ho apposta per le strass che ho preso su Ali. Vi lascio tutti i link sotto, che costava pochissimo, mi sembra 1,50 euro. O potete prendere anche top denso, tipo rubber, senza dispersione, e mettiamo le strass. Importante che le strass non si pastiscino in gel perché perdono la sua brillantezza. Senza andare in lampada metto due palline piccoline su ogni lato e in lampada. Metto le palline argento con un po' di gel, lo mischio.
Passo con il tuo papà accosto l'unghia, evitando i nostri strass. Sulle palline potete mettere anche un po' di top lucido, sottile, per fissarli. Ho ordinato questo top di Foxy, lo conoscete questo brand? Ho sentito tante recensioni buone sui loro prodotti, sono ucraine e scrivono che sono ipoallergenici. Il top è buono, consistenza è giusta, ho preso quello senza dispersione. Scrivetemi i commenti se avete provato qualcosa di Foxy e se vi è piaciuto e forse così provo anch'io. Ecco il risultato. A me sinceramente piacciono tantissimo questo effetto molto nude, molto raffinato. Scrivetemi i commenti se anche a voi vi piacciono e anche scrivete qualche vostro desiderio se volete che faccia qualche video apposta per voi prima di Natale, se volete realizzare qualcosa e non sapete come, scrivetemi così magari riesco a farlo. E vi saluto in questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!